Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Cyberpunk 2077. Ecco voi il vostro LLegati 97 e oggi siamo arrivati al 23° episodio. Nello scorso episodio avevamo testato le due varianti della continuazione. Nella prima si va avanti e adesso andremo avanti e nella seconda si moriva. Con questa intro molto lunga io vi lascio. E vi auguro una buona visione! Ci siamo quasi. Perché non ha ancora chiamato? Chi? Anako. Perspicace, ma non riesco a capire che cosa ci faccia tu qui. O cosa ci faccia io. A scarrozzare Mr. V. Adesso viene il bello. La limousine dell'Arasaka. Ma ci saranno delle guardie dopo il posto di blocco. Cerca di essere naturale. O meglio, mantieni la calma e andrà tutto liscio come l'olio. Speriamo. Cucù. È tutto a posto? Nessuno può entrare nella villa. Fino a nuovo avviso. Per ordine di Yorinobu Arasaka. Anako ci sta aspettando. Fai il bravo e non rendere le cose difficili. Hm? Restate dove siete. No, non potrebbe andare peggio. I rinforzi saranno qui a morire. Ma che cazzo? Porca di una puttana! Ops. Oh, diavolo! E ora? Non ci lasceranno avvicinare a lei. Beh... Allora useremo le maniere forti. Fa pure. Tu va a prendere Anako. Io penso alla V. Sono nella camera da letto, nella parte centrale dell'edificio. Anders, tu prendi la V. Ma prima dobbiamo neutralizzare le quattro guardie. V, sai cosa fare? Io blocco le loro comunicazioni. Così non chiameranno rinforzi. Ma che cazzo di guardie sono? Corri! State attenti. Fuoco nemico! Sanno che sei qui. Devi neutralizzarli. Tutti quanti. Maledizione! Continuate a sparare, non gli fa niente. Oh, ma quanti cazzo di colpi gli servono? Credo. Sì, quello è l'ultimo degli uomini di Yorinobu. Ti aspetterò.
Abbiamo fatto un bel macello qua dentro, eh. Adesso andiamo da Hanako. Sono vicino alla residenza. Bene, a terra vicino alla piscina. Ciao. Queste persone non mi hanno lasciato altra scelta. Abbiamo un lavoro da fare. Devi tenere duro. Credo sia appena scoppiata una guerra. Una guerra è un po' troppo per noi. Anche se voi Arasaka ve ne intendete. La verità è che siamo da soli. Anche mio padre era da solo. E ha costruito un impero. Vieni. Che figa. È svenuto in macchina. Sono solo stanco. Il tuo sistema nervoso centrale è a pezzi. A dire il vero, è un miracolo che tu riesca ancora a camminare. Ma noi lo vinceremo! È tutto pronto? Sì, certo. Siamo arrivati. Scendiamo. Oh, cazzo! Senza morire, grazie. Se la caverà. Dovrebbe. Me la caverò. Tu hai uno sguardo molto sincero. Facciamo così davanti al consiglio della Arasaka? Li guardo in faccia? Armi alla mano. Quindi se il mio fascino non funziona, usiamo metodi più collaudati. Ma adesso capisco. Vi ricorda qualcosa questo posto, ragazzi? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Devi sapere che questo è uno dei più grandi segreti della Arasaka. Aspetta, questo è... L'ufficio di mio padre, una replica fedele all'originale di Tokyo. Ne ha voluto uno in ogni sede della Arasaka nel mondo. Ogni minimo dettaglio, ogni oggetto, è disposto nella stessa esatta posizione. La mia testimonianza qui non vale niente. E non è che tu abbia molta più voce in capitolo. Presto lo sapremo. Ma come? Adesso c'è fiducia tra di noi. È per questo che sei qui. Anche se prima, poco dopo che mi avete rapita, ho chiesto il suo consiglio. Di chi? Di mio padre. Otosama. Perché sono qui? Perché? Goku arifureta ningen ga toki ni juyou na yakuwari o ninau. Unmei no itazura to demo iu beki ka. Hajimero. Non ho capito molto, ma va bene. Io Johnny, cazzo no, non ora. Sono i tuoi uomini. In un certo senso. Cioè? Non so fino a che punto siano fedeli a me. O i miei soldi. Non lo so. L'importante è che sparino nella giusta direzione. Non promette niente di buono. Scusatemi, sono in ritardo. Hanako, che cosa ci fai qui? Yorinobu ha ucciso mio padre, sfruttando la sua morte, per giustificare i suoi propositi. E voi lo sapevate. Tutti voi. Affascinante. È assurdo! Attento a come parli. Sì, infatti, sono solo parole. È tutto quello che hai? Ho un testimone oculare. Vi siete bevuti le menzogne di Yorinobu come degli idioti. Conviene essere così docili? Se questa testimonianza non basta, forse vi convincerà mio padre. Ah. Toyasuromi. Arasaka-sama. Akagu no you ni mamma to damasareta ga. Kiyorimi shugi ni hashitta ga. Ma
Avete obiezioni? Che sta succedendo? Chi ha attivato l'isolamento? Sei stata tu! È una tua idea, Hanako! Chiuderci qui dentro e divorarci a vicenda come topi in gabbia! Sentito? Hai raccattato altra feccia dalle strade! Ti ho fatto! Sono qui! Ma veramente, ho finito i colpi. Vi ucciderò così! Squadre d'elite. Ha cercato di... neutralizzarci. Ma che cazzo? Dipende solo da te. Le guardie ho risolto. Più avanti c'è una grande stanza. Gli uomini migliori di mio fratello sono lì. Mai che ci rendano la vita facile. Oh, oh merda! Adam Smasher! Lo sapevo, cazzo! Via! È all'1%! Il colpo di grazia! 3, 2, 1... Finalmente possiamo dire addio a Smasher! Ho finito praticamente tutto! No, non morire adesso, ti prego! Ci siamo quasi. Sì, anch'io. Ricorda... non torcergli neanche un capello. Certamente. Lascio a te il privilegio. Le gioie violente hanno violenta fine. Tu? Dov'è mia sorella? Sarà qui. Da un momento all'altro. Intanto, ti tengo d'occhio. Quindi non fare scherzi. E cosa potrei fare? Le ho provate tutte. Non resta più nulla. Questa non ti serve. Nisa.
Mattei, taso. Se kai ga kuku sure tarto kima. Kamarazo mai ga sokko ni ru. Yamete. Hito no mai yo. Ti ringrazio, V. Questo è tutto. No, non è tutto. Manterrò la mia parte dell'accordo. Andrai con Hellman. Passi tutta la vita a combattere qualcosa. E poi diventi tu stesso quella cosa. Letteralmente. Ragazzi, noi l'abbiamo aiutata. Nella prossima puntata lei aiuterà noi con Relic. Con questo è tutto. Io vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi, di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!